Benvenuti da Jumbo, vi porto la prima volta che porto sul canale Clash of Clans. Allora, io vi dico già che avevo già un account bellissimo, poi l'ho disinstallato, poi alla fine non sono riuscito a recuperarlo. Dunque, esce un nuovo, cioè questo è il mio nuovo clan. Dunque ragazzi, non dite, cioè ho appena ricominciato a giocare, cioè dunque ripeto, questo è l'altro villaggino. Alla fine vabbè, non sono messo mai, non ci al 3, faremo anche una battaglia qui. Boh, io ragazzi, visto che devo fare la battaglia giornaliera, io direi di farci comunque una battaglia. Andarci a fare una battaglia, che comunque le truppe c'ho. Vi faccio vedere le truppe che uso. Uso 30 arcieri a livello 3, 16 barbari a livello 3, 3 mongolfieri a livello 2, 5 stregoni a livello 2, 2 bombaroli a livello 2, 6 giganti a livello 2. Io penso che comunque, anche se uno ha un villaggio così, è messo comunque bene. Guarda, dovrei spendere 121 gemme, 233. Faccio ben fatica. Andiamo a farci una partita. Vediamo se troviamo qualcuno. Trovo un avversario. Questo non c'ha fuoco di visir. Questo non sarebbe male. Andiamo avanti. Questo regà io lo faccio solo per le 3 stelle. Non è fatto. Cioè questo praticamente lo arado come se non fosse mai esistito. Allora. Però io penso che qua. Ah, non c'è troppo. Non c'è forse. Allora, io direi di attaccare di qua. Buttare giù quello. Buttare un po' di arcieri qua dentro. Buttare i barbari qua, tutti i barbari. Aspetta, questo qui devo fare pure questo perché sennò mi tira. Le mongolfiere sono rimasti 9 arcieri, 2 bombardari, ragazzi, ma non dovrò rispondere perché io sono proprio solo per 3 stelle. Ho 3 stelle per 10.000 di tutto. 10.000 di tutto, dunque ragazzi abbasso un attimo il volume del gioco perché è troppo alto. Allora 10.000 di tutto, dunque alla fine ci potrà stare, lo faccio solo per 3 stelle. Qua c'è rimasta, è la torre del clan. Guardate, guardate quanta roba ragazzi. Perfetto. Ah, aveva pure degli elisir lì dentro. Infatti cerco mai di non lasciarlo mai degli elisir qua dentro, perché se ti fanno un attacco praticamente vi prendono tutto quello che devono prendervi. Allora andiamo qua. Erano Doom Pro ce li ho già. Cosa mi è rimasto ragazzi? Non... Fammi vedere. Ah, 9 e 2. Allora farei queste 5 mongolfiere. Qua me ne faccio 8 perché tanto ce li ho. I miei 5 gi 6 giganti. No, 5 giganti. Poi mi faccio 10 e 10, vai. Raga, idea di andarci a fare un'altra partita subito. Tanto le truppe ce l'abbiamo, alla fine le abbiamo appena fatte. Ci andiamo a fare un'altra partita. Questo no perché è troppo livellato. Questo non mi butta giù con niente, la difesa, perché già c'è la torre del... come si chiama? Quella d'aria, non ad aria, quella che lancia missili, ragazzi, già ce l'ha maxato. Questo, non posso neanche questo. Questo c'ha 71.000 d'oro, c'è pure il mortaio disattivato. Coglione! Lo mettiamo gigante. Ok. Ok. Fulmine lì. Vediamo la mano con... Oh, ma non è che mi metto giù tutto, ragazzi? Ma che cazzo sta portando giù? Mettiamo questo qua e vediamo come colpire qua. Cioè, ragazzi, alla fine lo stiamo inchiappettando. Qua mi dispiace perché qua vanno giù tutto qua. Ah, c'è pure difesa d'aria. Ragazzi, si è salvato due mongolfieri con neanche 10 d'HP. Va bene. Ma quindi mi dispiace pure il mongolfiero. Tanto non mi serve, tanto quello da prendere, ho già preso tutto. Ma perché ha attaccato la torre di Thunder Clan? Vabbè ragazzi, questo è un po'. Ah no, è morto, va bene, sciolla. Sì, non posso proprio fatta, ho perso un bel po' di truppe.
Però ci può stare, abbiamo fatto una bella partita. Una bella partita. Ci può stare. Ah, c'ha le tre. Ok, le pratiche di Cthulhu si sono divisi. Fatemi fuori questi che comunque. Comunque ci servono. Ok, questi due vanno a puttane e abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Ci è piaciuto, no? Raga, guardate quanto pigliamo. Oh, cioè, 71.000 d'oro, 51.000 di lisì, più 1.300 di tutti e due. E raga, abbiamo pure la tesoria da riprenderci. Cioè, raga, siamo pieni di lisì e di oro. Cioè, sì, questi stanno comunque, ragazzi, che non posso ancora farmelo. Vabbè. Sto gioco veramente è una cosa impressionante. Ragazzi, io spendo 5.000 di lisì e mi faccio la fulmine, penso, a livello 2. No, a livello 3 dovrei farmela. Vabbè, ho spiegato. Allora, erano 5 questi, 2 di questi, 4 di questi, diciamo 6 di questi, diciamo 15 dai e 26 arcieri. Qua ne hanno fatti di più, però ci può stare, li possiamo cancellare. 115, controlliamo che abbiamo sistemato tutto, sì. E direi di andare nell'altro villaggio. Qui vi spiego come funziona, raga. Io attacco, lui attacca a me. Quello che fa il risultato più danni vince. Comunque alla fine è una giocata semplice e easy scialla. Non è molto complicato. E non posso cambiare destinatario. Allora, io rifaccio con questo. Poi di mettere arcieri qua e un arciere qua. Lui, ragazzi, ha tutte le difese buggate insieme. Ragazzi, qua mi sa che ho perso. Lui mi fa meno di me. Mi sa che ho perso. Mi sa che ho perso. Infatti, vediamo quanto ha fatto lui. Lui mi sta. Sala delle costruzioni distrutta. Quanto mi sta facendo? Andiamo a vedere. Ragazzi, questo mi ha fatto un bel 13%. Ah, 13%! Ho vinto, raga! Ho vinto! Ho vinto, raga! Davvero? Sì, ragazzi! Ma come? Io ho fatto 23? Ah, boh! Boh, ragazzi, non ho capito perché non mi ha dato la vittoria. Lasciala. Vabbè, ragazzi, questo. Vabbè, adesso ho fatto 3 attacchi. Ci aspetta che si ricalca le truppe. Comunque, raga, ci vediamo. Saluti da Giammo. Mi spiace se sto video dura poco, ma ragazzi, è Clash of Clans. Qui fai le truppe, attacchi o costruisci. Cioè, alla fine non è che fai tutto questo granché di roba. Cioè, attacchi, costruisci, ti difendi. Questo fai su Clash of Clans. Quindi non è che alla fine posso portarci un gran episodio. Però, ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Se è così, un bel pollicione in su, ricordatevi sempre l'iscrizione al canale se non siete iscritti. Dai, ragazzi, che più siamo, più ci divertiamo. Dai, ragazzi, tutti da Giambo. Ciao!